È stato un grande weekend sportivo per Arezzo con la cerimonia ufficiale di intitolazione del nuovo stadio di atletica Enzo Tenti nell'ambito dei campionati italiani Master di atletica leggera. Tre giornate che si sono concluse con 17 record battuti nella rassegna tricolore over 35 su pista e 2.800 atleti iscritti. Ha finito anche la voce dopo due giorni, diciamo così, di microfono. Il nostro Fabio Sinatti, ma tutta la famiglia Sinatti e tutta la famiglia del Policiano, dello sport Policiano, della polistica Policiano impegnata in questa mastodontica triade, tre giorni di sport aretino che ha convogliato qua ad Arezzo oltre 2.000 persone, oltre 2.000 atleti più e gli accompagnatori, quindi un bel successo, osannato anche dalla stampa e anche questa volta dagli amministratori locali che erano un po' titubanti inizialmente, Fabio. Allora una bella soddisfazione, se non altro riconoscimento morale. Ma direi questo ci onora per quello che è venuto fuori, perché non abbiamo inventato nulla, abbiamo creato questa iniziativa con difficoltà, con tante perplessità, poi invece abbiamo raggiunto un risultato al di là delle più rosee aspettative, non pensavamo neanche noi di ottenere un successo così strepitoso, che è stato veramente un evento per Arezzo, per l'atletica, ma soprattutto anche per questo impianto nuovo che è stato creato appositamente per questa iniziativa. Noi ci abbiamo sperato, l'abbiamo fatta proprio con lo spirito di raggiungere un risultato che è nella bocca di tutti, ma soprattutto nella visibilità di tutti, perché tanta gente, diciamo, ad assistere, tanti partecipanti, tanto movimento nella città di Arezzo, gli amministratori l'hanno visto, diciamo, le strutture ricettive, l'hanno visto, diciamo, tutto, diciamo, un popolo che probabilmente era scettico prima di poter realizzare questo. Fra l'altro abbiamo scelto la manifestazione forse più difficile, più complicata, più complessa, tre giorni di impegno forsennato che i volontari della Polisportiva Policiano insieme ad altri soggetti che hanno dato un sostegno siamo riusciti a farlo in maniera egregia.